Ciao amici, benvenuti di nuovo nel canale. Questo è un nuovo video su un altro prodotto della Bee Nectar. L'apiario che vi mostro è un apiario di prova, dove praticamente stresso un pochino le api, soprattutto per quanto riguarda l'invernamento e per motivi di studio miei. Questo apiario qui non ha un'esposizione ottimale al sole e quindi le famigliole, i nuclei sono un po' indietro. Quindi ho colto l'occasione per utilizzare e provare un prodotto che mi è stato appunto inviato insieme al candito della Bee Nectar. Questo prodotto si chiama, mi sono portato anche la brochure così ve lo leggo, si chiama L Vita Extra. Io lo voglio utilizzare con le dosi per far crescere e stimolare le colonie di api. Ho tagliato la parte del video naturalmente dove vado a miscelare 2 kg di zucchero, 3 litri di acqua, aspetto, l'acqua deve essere tiepida, aspetto che sia inferiore la temperatura ai 45 gradi e poi dopo vado ad aggiungere, dopo averlo mescolato bene, 1 kg di Bee Nectar L Vita, quello che insomma vi ho fatto vedere nella brochure. E adesso lo andrò a somministrare secondo le dosi date dal fornitore e sono circa, dice anche lui, 50 grammi per ogni favo popolato di api, tenendo conto che ci sono circa 4 telai, direi che 200 grammi ad arnia a nucleo vanno bene. Io ora vado a posizionare perché glielo darò coi baravalle e vado a fare questa operazione qui. Dopodiché, mano a mano, perché va dato ogni 2 giorni, se ben ricordo quello che c'è scritto, quindi, sì, inserire la miscela ad ogni arnia ogni 1-2 giorni, calcolando la dose totale. E sarà un bel impegno. Infatti ho deciso appunto di farlo in questo apiario che mi è anche comodo perché è a casa. Quindi bando alle ciance e andiamo a preparare le arnie. Bene, rieccomi, sono andato a mettere i baravalle nelle arnie al momento disponibili e ho preso un bicchiere per avere i famosi 200 grammi. Questo è uno di quei classici bicchieri da mezza pinta che danno le feste per la birra, no? Mi sono fatto un segno ed è così. Non si fa altro appunto allora che... Ho dato la soluzione alle 10 arnie, me ne è rimasta, quindi se ne farebbero tranquillamente questo preparato fatto con 2 kg di zucchero, 3 litri di acqua e 1 kg di integratore, va bene per 20, una ventina di nuclei su 4 telai. Qua si può vedere l'effetto, comunque vengono attirate chi più chi meno dal prodotto. Adesso non resta un attimino che aspettare, valutare l'appetibilità. Il video l'ho fatto un po' così perché comunque in questa PR qui sono un po', come posso dire, non ho appoggi dove mettere il cellulare, io non ho tre piedi al momento, o tutte quelle attrezzature che magari usano gli altri o qualcuno che oggi possa darmi una mano nel fare il video, quindi bisogna anche un attimino accontentarsi. Quello che a me preme di questo prodotto è valutare se effettivamente dà una buona stimolazione nella produzione di covata e mi rende appunto le famiglie più forti e vigorose. Adesso non ci resta che aspettare e seguire i prossimi video per lo sviluppo. Io proseguirò naturalmente a dare il prodotto come da calendario, come ho già detto prima, una volta ogni 1-2 giorni e poi vediamo cosa succede. Ragazzi, alla prossima. Sono passate
4 ore e è stato consumato tutto, quindi domani, se il tempo lo permette, rifarò un altro giro di questa soluzione ultra stimolante e vedremo appunto l'andare della faccenda.